Ancora Decoglass su Arte per te e tanto 3D Craft. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi farò vedere come ho realizzato un piatto partendo da una base trasparente e colorandolo, rifinendolo minuziosamente con i 3D Craft. Questi 3D Craft sono meravigliosi, infatti io ho preferito farvi vedere questo video, anche se già avevo fatto un video simile su un piatto differente, perché in questo video potrete vedere come qualsiasi supporto diventa prezioso al passaggio di questo materiale. È un materiale che a me piace tantissimo, che se vorrete vi recensirò in maniera più oggettiva, ma intanto spostiamoci il piano da lavoro e andiamo a vedere cosa ho fatto. Ed eccoci pronti per provare due nuovi prodotti sul piano di Arte per te, sul piano da lavoro di Arte per te: i Deco Glass Volume della Ferrario e i Craft 3D Glitter della Ferrario. Allora, questi prodotti sono dei prodotti molto particolari perché possono essere usati su qualsiasi superficie. Proveremo sul vetro, a qualunque appunto genere di supporto. Possono essere d'ausilio a stampe, quindi potete andare con questi su stampe per abbellirle, o addirittura potrete creare direttamente con questo tipo di colori. Io oggi farò la cosa più difficile: decorare direttamente con questo tipo di colori senza supporto dipinto. Cioè, se noi volessimo far venire del tutto coprente questo piatto, dovremmo prima passare una mano di un colore o di una base per Decoglass che esiste e poi passare questi Decoglass. Io invece voglio far rimanere un po' l'effetto traslucido del piatto, non tantissimo ma un po', e poi andare a definire i particolari con il Craft 3D Glitter. Vedrete, questo Craft 3D Glitter è fantastico. Prima userò quindi un piatto in vetro in forma esagonale, i Decoglass. Io qui ho il colore 021 l'oro, 023 oro ducato, 013 blu e 022 oro ricco, e poi lo 013 del Craft 3D Glitter, che è l'oro. Poi due pennelli della Tintoretto, il numero 2 e il numero 2 piatto, il numero 2 punta e il numero 2 piatto, e un pennarello che scriva anche sul vetro. Naturalmente prima ho deterso perfettamente il piatto con una pezzetta e dell'alcol. Adesso io andrò a fare il disegno. Allora, come prima cosa capovolgo il piatto e lo pongo dinanzi a me, e piano piano, scusate la voce ma sono raffreddatissima, e fuori tra l'altro c'è la tempesta perfetta. Come prima cosa definiamo qual è il centro del nostro piatto. Adesso, preso il centro del piatto, quindi che è questo qui, proseguo con la divisione degli spazi. Quindi da ogni lato segno 1,5 cm dall'angolo, 3 cm dall'angolo e il punto centrale dai 3 cm al 1,5 cm. Quando giro l'angolo farò la stessa cosa: 1,5 cm dall'angolo, i 3 cm e la parte mediale tra mediana tra l'1,5 cm e 3. Da ogni punta dell'angolo salgo e mi segno un punto lì dove passa la linea che unisce i due angoli laterali. Per intenderci, vedete questa linea? Ok, qui c'è il centro, salgo e mi segno il punto. Dovrebbe essere ogni linea su questo piatto di circa 5 cm. Ok, arrivati a questo punto possiamo cominciare a disegnare a mano libera. Da ogni punto congiungo attraverso un movimento, faccio un cipollotto e chiudo, e arrivo ai due primi due punti vicino l'angolo. Vi faccio vedere, partendo dall'alto, 1 e chiudo. Ok, fino a qui tutto bene. Adesso da questo punto a questo punto trovate il punto di mezzo e segnatevelo. E da qui congiungete a cipollotto al secondo punto. Il segreto per riuscire a fare questo tipo di disegni in maniera veloce è non guardare il tratto che state facendo, ma immaginarlo, guardare l'inizio e subito il punto dove dovete andare a finire. Quindi adesso invece dobbiamo creare una sorta di curva che inglobi tutto il nostro cipollotto. Guardate, dobbiamo andare da questo punto verso questo punto. Ok,
il disegno è tutto fatto. Adesso possiamo rigirare il piatto e cominciare a definirlo dalla parte dritta. Prendo il mio decoglass e lo spremo direttamente in prossimità delle punte e comincio col dito a massaggiarlo con andamenti circolari, così, proprio a creare una texture, vedete? Vitrea e movimentata. Questo colore poi, asciugandosi, diventerà di nuovo traslucido e farà capire, percepire, la materia del supporto, quindi il vetro. Ovviamente può essere usato anche su plexiglass, ma anche su altri tipi di materiali, legno, tutto quello che vorrete. E se volete aggiungete un altro colore. Io per esempio adesso metterò qualche chiazza di dorato, quella, e farò fondere questi colori così insieme, dando un effetto un po' marmorizzato, diciamo così, e lasciamo asciugare completamente. Ok, a questo punto voi non vedete più l'orma dietro, io la intravedo, qui si può lavorare ancora, oh mamma, ancora non è del tutto asciutto, ma si può cominciare a lavorare col craft 3D, voi aspettate sempre che si asciughi tutto completamente. Vi faccio vedere la texture di questo colore, guardate, voilà, è come smaltato sul piatto, vedete, ci sono zone più piene, zone meno piene, ma a noi questo veramente interessa molto 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 poco. Adesso metto il piatto verso di me e comincio a definire il disegno. Bene, finito di fare tutto, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Nostro piatto davvero davvero d'effetto, e scusate se il centro è leggermente decentrato, ma era un campione prova, non ci ho messo nemmeno tanto impegno a farlo, ho voluto condividerlo lo stesso perché penso possa dare sempre qualche spunto nuovo. Volevo dirvi che questo video non è in collaborazione con la Ferrario, ma la Ferrario mi ha mandato i materiali per un workshop che ho fatto per loro, e io quindi, creando il campione, ho condiviso con voi l'idea che ho buttato giù. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato nuovi stimoli e nuove idee. Se così, mi raccomando, regalatemi un pollice in su tutto glitterato e condividetemi sulle vostre pagine Facebook. Io vi sono sempre grata di questi grandi aiuti che date al canale e a me naturalmente, quindi grazie di cuore ad uno per uno, un bacio a chi condividerà e a chi metterà un pollice in su, e vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, che sono gli altri miei due canali, quello con Gabriele di cucina e quello da sola di chiacchiere e divertimento tutto nostro. Detto ciò, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!